Hangout giallo-blu. Questa sera parliamo di passato, di presente e di futuro con una persona che è Chievo Verona a 360 gradi, cioè Lorenzo Danna. Buonasera Lorenzo. Buonasera a tutti gli internauti, buonasera. I nostri ospiti sono Emilio Ripari, Telearena. Buonasera Emilio. Buonasera a voi, buonasera mister. Oh, Emilio. Moreno Taccone, Calcio Club Milano Clivense. Ciao Moreno. Ciao, ciao a tutti. Paolo Sacchi, editorialista Mondo Chievo. Ciao Paolino. Buonasera a tutti. Riccardo Verzè, Telearena. Tutti, buonasera. Ricordo per le domande, l'hashtag è AskDan. Se le volete fare anche da Facebook, andate sulla nostra pagina di Facebook, facebook.com/chievoverona1929, e si possono fare tutte le domande che volete a Mister Lorenzo Danna. Inizio subito con te, Emilio, visto che sei il telecronista della Primavera e visto che la Primavera sta andando alle Final Eight a giocarsi un titolo importantissimo, lascio la palla a te. Tra l'altro hanno già cambiato la sede ancora prima di iniziarle queste Final Eight, per cui partiamo col piede giusto, diciamo. La volevo chiedere al mister, entrando subito in chiave Final Eight, quali sono le condizioni dei ragazzi recentemente infortunati? Sappiamo che Ekuban ha avuto un problema muscolare abbastanza serio, purtroppo. Volevo sapere le condizioni sue e anche di Paruzza e Burato in termini di minuti nelle gambe in prospettiva Final Eight. Ma per quanto riguarda Ekuban, è in fase di recupero. Sicuramente avrà ancora una settimana per tornare in una condizione accettabile, sarà da fare un'ecografia di controllo e valutarlo bene. Per Davide Paruzza invece i tempi si sono allungati un po', visto che soffre di una pubalgia un po' noiosa, e quindi credo che difficilmente avremo Davide al 100%. Per quanto riguarda Burato, invece Burato fa parte integrante della preparazione, sta bene, ha recuperato bene, ci ha dato una grossa mano a Palermo, quindi siamo contenti di averlo in gruppo al 100%. Riccardo. Lorenzo, buonasera. Ciao, no, Ti abbiamo conosciuto inizialmente come grande difensore del Chievo, hai fatto la storia gialloblu, recordman di presenze appena battuto da Sergio Pellissier, poi ti abbiamo conosciuto come uomo società, come osservatore e ora allenatore fino a questo momento vincente. Quando hai capito che la strada poteva essere questa, poteva essere quella della panchina? E come è nato anche questo? allora, partiamo dalla prima affermazione che hai fatto. Sergio mi deve ancora battere, lo Ah, ribadisco qua, perché Sergio, se mai ci sta ascoltando, deve ancora battere. ok, Purtroppo allora aggiorniamo le statistiche, andiamo a ha controllare. avuto la sfortuna di farsi male, mi dispiace perché avrei voluto festeggiare con lui e cedere lo scettro delle maggiori presenze. Comunque, tornando poi a noi, il discorso allenatore è nato un po' per caso. Per caso, è stato Maurizio Costanzi, il presidente, un po' a insistere perché accettassi questo ruolo. Io onestamente avevo fatto un altro percorso in questi anni, finito di giocare, ho fatto un percorso insieme a Giovanni di osservazione che mi portava sicuramente a un altro indirizzo, però In giro per l'Europa, in giro per esatto. l'Europa, ma anche Sud America, un percorso un po' lungo. Diciamo. Però ti dico, c'era sempre di fondo, c'era sempre la voglia di provare, anche perché io ho studiato per fare l'allenatore e non avevo mai praticato. C'era la voglia ed è stato bravo, sono stati bravi Maurizio Costanzi e il presidente a convincermi e ad accettare. Sei stato bravo anche tu. Sì, Dai. ma bravo ancora non me lo dire. Bravi sono i ragazzi che sono loro i primi protagonisti, sono quelli che vanno in campo e determinano poi i risultati. Sto imparando anch'io, sto crescendo, spero di crescere velocemente, di poter trasferire la mia idea ai ragazzi e di poterli coinvolgere sempre di più e responsabilizzarli, aiutarli a diventare degli ometti prima e poi magari qualche buon calciatore dopo. Paolino. Eccoci qua. Allora, no, a proposito dei ragazzi, in effetti ne abbiamo visto uno in campo
domenica scorsa con la maglia giallo-blu uno dei suoi ragazzi, Ali Sowe, che ha debuttato in prima squadra. Non c'è solo lui naturalmente, e non è solo suo il merito della grande ascesa della formazione primavera giallo-blu, del 4-2-4-2 della fase di qualificazione, c'è lo zampino di tanti. Però su Sowe, visto che l'abbiamo ammirato pochi minuti al Bentegodi, chi l'ha visto in televisione in diretta con la primavera la settimana prima, volevo che ci tracciassi un po' un profilo, sicuramente una speranza importante per il Chievo. Sì, è un giocatore che presenta caratteristiche importanti, fisicità unita a una buona tecnica, una buona destrezza e un buon senso della porta. Poi ha degli altri aspetti su cui deve lavorare, un ragazzo del 94, che tra l'altro è qui da pochi mesi, parla ancora, non parla benissimo l'italiano, ancora non è che capisce bene l'italiano, quindi ci cerchiamo di comunicare un po' in inglese, un po' facendoci aiutare anche dai compagni. Però ti dico, è un ragazzo che ha del potenziale come ce ne hanno altri. Lui ha avuto la fortuna di poterlo esprimere anche in prima squadra, visto che a Eugenio era piaciuto in due o tre occasioni che era stato suo allenarsi con la prima squadra, e siamo contenti. Come lui, credo ci siano altri giocatori in prospettiva da poter considerare o da poter premiare a livello prima squadra. Quindi fa parte di un gruppo comunque che ha valori sia individuali di squadra, sia tecnici che morali. Caterina ti chiede: Mister Dan, intanto complimenti per l'ottima stagione, vorremmo sapere se ha già le idee chiare per il 2013-2014 o se c'è ancora qualche dubbio da sciogliere. No, le mie idee sono molto chiare, sia su quello che voglio fare, sia su quello che non c'è nessun tipo di nube che mi attraversa. L'idea è quella di andare avanti, di crescere in questo ruolo, di sperimentare anche, perché è giusto sperimentare, quindi visto che ci sarà la possibilità di farlo, l'ambiente, non ci sono le pressioni che ci sono da altre parti, credo che la mia strada sia tracciata. L'idea è chiara, è quella di continuare la crescita attraverso il ruolo di allenatore. Ok, sempre un'altra persona da Facebook, Corso Pavi, chiede: salve mister, complimenti per la prima stagione, che giudizio dà come prima stagione sulla panchina della primavera? Sotto le aspettative o sopra le aspettative? Corso Pavi, tanto lo saluto, Corso è fazioso, è il mio talento, quindi non potrei anche fare questa domanda. Però al caro Corso gli dico che non ho ancora tracciato diciamo l'opinione completa, non ho ancora un'opinione certa di quello che ho fatto. So che sono molto esigente con i ragazzi, ma altrettanto con me stesso. Io credo che si possa sempre far meglio. Il percorso è stato positivo, ma secondo me abbiamo ancora spazi e margini, sia io che la squadra, per migliorare. Emilio, vai. Sì, volevo porre al mister una domanda un po' più ad ampio raggio, nel senso che lui ovviamente si faceva riferimento alla sua carriera, ha giocato per diversi anni ad alto livello. E negli anni 80 c'era la necessità di investire sui vivai a causa di anche limitazioni di tesseramento in termini di stranieri. In quest'epoca, per questioni di crisi economica piuttosto, in Italia si sta investendo molto sul settore giovanile. Penso a Murru e Del Fabbro del Cagliari, ma penso anche a squadre blasonate come la Juve con Beltrame, il Milan con Esciaraui e De Sciglio, la Lazio con Onazzi, giusto per fare qualche esempio illustre. Come si sente Mister Danna in quest'epoca calcistica nei confronti dei suoi ragazzi? Perché tanti di loro, o in Serie A o in Serie B, potrebbero avere la possibilità di calcare i grandi palcoscenici. Ma questo è tutto da dimostrare e tocca a loro dimostrarlo poi sul campo. C'è stato un percorso fatto da loro, una bella crescita, e qualcuno si a tratti ha dimostrato di poter stare magari anche a certi livelli, però a tratti non basta, bisogna starci con continuità, dare continuità di rendimento. Tornando al discorso più in generale, è normale che
una volta negli anni 80 si curasse di più il settore giovanile, le risorse erano inferiori, i campionati esteri non avevano la qualità che hanno adesso, il mercato si è aperto, la possibilità di ingaggiare più stranieri tra extracomunitari e comunitari, ormai esiste la globalizzazione anche nel calcio. Io mi sono occupato di questo lavoro per 5 anni e credo che in giro c'è tanto, come c'è tanto in Italia, bisogna sapere valorizzare quello che si ha in mano e quello che si può andare a scegliere. Io credo che il Chievo sia, come settore giovanile, sono 6 anni che si ripropone ad alti livelli, quindi vuol dire che anche lì stanno facendo un lavoro ottimo, una crescita costante che può portare fra in breve tempo, secondo me, a portare anche qualche ragazzotto a partecipare alla rosa della prima squadra. Moreno, a voi. Sì, sì, eccomi. Allora, ciao. Volevo... Sì, ciao, ciao Diego. Salve mister. Ciao Moreno. Visto che ho chiesto, ho sentito che in pratica fanno tutte domande sulla primavera, volevo chiedere un'altra cosa, visto che è stata una grandissima bandiera della, insomma, soprattutto gli anni 2001-2002, la promozione in Serie A e quell'anno favoloso del quinto posto. Se ci può raccontare qualcosa di quella squadra straordinaria, un aneddoto legato a, magari anche a mister Del Neri, insomma, se ci può raccontare qualcosa di quelle due fantastiche stagioni. Ma i ricordi sono tanti, difficile estrapolarne uno. Sono stati anni fantastici. Cosa posso ricordare? L'importante c'era l'entusiasmo che era palpabile all'interno del gruppo della squadra, c'era quella voglia di mettersi in discussione, di lottare uno per l'altro, c'era un'alchimia importante che ha dato frutti veramente ottimi a livello sia di gioco che di risultati. Aneddoti ce ne sono veramente tanti. L'aneddoto più positivo per noi è stata la vittoria, comunque, o l'episodio più eclatante è stato la vittoria a Milano contro l'Inter. Siamo andati i primi in classifica al primo anno di Serie A, giocando un calcio spettacolare, allo stesso tempo organizzato. Credo quello sia stato una delle apoteosi del Chievo, dei miracoli. Salutiamo anche Giancarlo Tavan che ci ha raggiunto. Ciao Giancarlo. Che non va il microfono, vabbè, peccato. Provo a vedere se riesci a sistemarlo. Andiamo avanti con Riccardo, giusto? Sì, sì. Mister, ti chiedo due cose su Eugenio Corini. La sì. Prima è, com'è che un difensore come eri tu adesso vince sempre 4-2, è un centrocampista tecnico come era Eugenio Corini, vince sempre 1-0, una difesa, ha una fase difensiva che adesso è praticamente perfetta, fa più fatica in attacco. L'altra domanda su Corini è questa: io ho avuto l'impressione da fuori, non so se è l'impressione che avete avuto anche voi in società, che più che i meriti tecnico-tattici che ci sono stati ovviamente di mister Corini, il suo più grande pregio, il suo più grande risultato è stato quello di tenere compattissimo, una rosa di quasi 30 giocatori. Sì, partiamo da questa domanda qua. Credo che sia uno dei meriti di Eugenio, anche perché comunque è un bravo comunicatore, uno che ci sa fare con le parole, e ci fa fare col gruppo, ragazzo super positivo, con personalità e sa trasmettere. Quindi questo è vero, è stato uno dei compiti più difficili, ma che ha saputo assolvere in maniera piena e convincente. Mentre sul piano del gioco non so spiegartelo, poi ci sono, bisogna anche fare le dovute proporzioni. È vero che lui era un centrocampista, e io un difensore, però era un difensore a cui piaceva. Però facevi tanti gol, è vero. A me piaceva giocare a calcio, pur per essere un difensore piaceva iniziare l'azione, però al di là del ruolo è l'idea e la filosofia. Io credo che anche Eugenio abbia un'idea, una filosofia di gioco propositiva. Il discorso è che magari le esigenze, la classifica,
la rosa ti spinge magari a non approfittarne al massimo, a non sfruttarla appieno. Io in primavera ho avuto la fortuna di non avere, come ti ripeto, pressioni da parte della società, di essere libero di esprimere le mie idee, di cambiare il modulo, di fare... avevo carta bianca e ho potuto disegnare la squadra sulle qualità dei singoli, quindi mi sono fidato di quello, abbiamo cambiato, abbiamo fatto un 3-5-2 un po' offensivo, ma credo che la qualità poi alla fine paga, i risultati ci hanno dato ragione. Un'altra domanda, Lorenzo, la differenza di emozione nel giocare una partita importante e invece seguirla dalla panchina? Sono due emozioni diverse, giocarla al di là del fatto che io comunque in campo sono sempre stato un giocatore leader, trascinante, che guidava da dietro, però un conto è guidare la squadra, un conto dal campo, un conto è guidarlo fuori. Uno, perché in campo puoi intervenire di prima persona, quindi renderti protagonista dell'azione stessa. Da fuori invece ti devi affidare ai giocatori e ai ragazzi, li puoi guidare, li puoi aiutare, ma come ti ripeto, per quello che poi dico, i complimenti vanno fatti ai ragazzi. Chi è protagonista è sempre il calciatore in campo, quindi agisci in maniera differente. Emilio? Volevo fare due domande al mister, una in chiave tattica e l'altra invece in chiave, diciamo, campanilistica in un certo senso, mi spiego meglio. Quella tattica è nelle due partite di playoff abbiamo visto Manfrin impiegato come centrale di sinistra, era per avere un centrale mancino di piede naturale o è stato uno spostamento dettato da qualche altra necessità? E la seconda, se ha una delle altre sette contendenti che vorrebbe assolutamente evitare e se teme, vedendo anche quello che è stato l'arbitraggio interno in Chievo-Milan, magari qualche scorrettezza dal punto di vista di sudditanza, anche se non è affatto nello stile Chievo questa cosa. Parto da questa ultima domanda, no? Non mi interessa e non voglio pensare a sudditanza, voglio pensare a vivere le finali in maniera serena. Ci siamo guadagnati la possibilità di confrontarci con grossi club, andremo a giocare a testa alta come abbiamo giocato senza pensare a arbitri o sudditanze. Non c'è nessuna di quelle sette avversarie che non vorremmo incontrare, siamo arrivati lì, vuol dire che siamo tutti bravi e siamo all'altezza del compito, quindi quella che verrà l'affronteremo a viso aperto, con le nostre qualità, con il nostro modo di essere e con la nostra determinazione che ci ha contraddistinto. Per quanto riguarda invece Manfrin, no, io reputo Gianni un giocatore duttile, dalle grandi qualità sia a livello tattico che a livello tecnico. Ho ritenuto più adatto impiegarlo come centrale di sinistra perché avevamo comunque degli avversari molto rapidi che giocavano sulla parte esterna destra, quindi avevo bisogno di gente rapida. Gianni mi ha garantito rapidità, attenzione, buone letture situazionali su giocatori importanti tipo Insigne, tipo Bollino, Palermo, ecco. E ti dico, è stato un ragionamento tattico e ha pagato, perché Gianni è stato autore di due ottime partite, come tutti i suoi compagni. Allora, un'altra domanda da Facebook molto molto interessante, ha scritto un bel concetto la ragazza che si chiama Candy, vabbè, un nome probabilmente inventato, che ti chiede cosa... il tuo ruolo di allenatore nella fattispecie della primavera anche in visione di educatore, quindi non è un, diciamo, vai a lavorare su dei ragazzi che comunque stanno diventando uomini e quindi quanto è importante anche questo punto di vista di educatore all'interno dello spogliatoio, all'interno della squadra? Allora, Candy che non è inventato. Rispondo che c'ha ragione,
ed è vero che ci sia anche un compito di educatore, anzi sono molto esigente io sull'aspetto disciplinare, sull'aspetto dei rapporti fra loro, fra i ragazzi, il rispetto degli altri. Ed è normale, sono ragazzi in formazione, stanno formando sia il bagaglio tecnico, tattico e via dicendo, ma soprattutto quello, l'aspetto umano, che è fondamentale nella vita. E quindi sì, mi devo anche cercare di dare il meglio di me stesso, le mie esperienze, la mia conoscenza, per aiutarli a crescere nella vita, che è la cosa più importante. Mi chiede Alessandro Bettegher, doveva esserci con noi, invece non c'è, lo salutiamo. Il tuo modello, chi è stato? Mio modello? Sì. Il mio modello in assoluto è stato Daniel Passarella, un argentino su cui mi sono sempre... mi sono innamorato, perché l'ho visto giocare da giovane a Como, in Como Inter, e secondo me era il giocatore, poi giocava nel mio ruolo, faceva il libero, con grande determinazione, buonissimi piedi, bravo nel colpo di testa, è un giocatore di grandissima personalità, di poche parole, ma di grande temperamento, e credo di essermi sì ispirato a lui per poi cercare di fare il mio percorso ed esternare anche la mia personalità, non quella degli altri. Non ho voluto copiare quella degli altri, ma proporre la mia, perché ognuno di noi ha una propria identità ed è giusto che la esprima a pieno. Ok. Allora. Eccoci qua. Beh, Passarella era uno che menava anche, a dire la verità. Ma anch'io non mi sono mai fatto niente. Ascolta, a proposito della carriera di calciatore, 13 stagioni da protagonista, grandi risultati, volevo sapere se ha un rimpianto. E invece, per quanto riguarda l'aspetto allenatore, Passarella è, diciamo, l'ispiratore per quanto riguarda la carriera da calciatore. Se da allenatore si ispira di più a, non so, a Del Neri piuttosto che a Malesani o a Pillone o qualcuno degli allenatori che ha avuto in carriera. No, per assurdo, nessuno di quello che ho avuto, tutti hanno lasciato una traccia importante per il mio bagaglio tecnico, tattico, ma nessuno in particolare a cui mi ispiro. Ho un'idea che mi sono fatto girando un po' per il mondo in questi anni e mi ha aiutato forse di più quell'aspetto lì, girare, confrontarmi, vedere varie tipologie di allenatori, rispetto invece all'allenatore che parte subito e si basa sui ricordi o su quando era giocatore. Non c'è niente di particolare, mi piace, ho preso un po' dal calcio argentino, un po' da tutti gli aspetti che reputavo funzionali alla mia idea, li ho fatti miei e ho cercato di proporli. In Italia mi piace molto Antonio Conte, mi piace per il modo di giocare, per la qualità e la tipologia di mentalità che ha saputo dare a una squadra che comunque sia gioca con 3-5-2. Mi piace molto Bielsa all'estero per il suo modo di giocare. C'è qualche allenatore, mi piace molto quello del Klopp del Borussia Dortmund. Io li ho visti dal vivo, ho avuto la fortuna di vederli dal vivo, le loro squadre, e mi sono piaciute qualcosa, siccome mi scrivo sempre tutto, mi sono segnato alcune fasi, alcune idee che poi ho trasformato e fatto mie. Una domanda ancora, tra 10 anni come ti immagini Lorenzo Danna? Spero di mantenere la barba così ancora... sale e pepe, non solo bianca, non lo so, io guardo, parte scherzi, guardo giorno per giorno, non faccio programmi a lunga gittata, sono contento di quello che sto facendo, molto contento, lavoro con la mia squadra, prima mi chiedeva qual è il mio grosso rimpianto, non c'è rimpianti, l'unico più grosso rimpianto è di essere andato via, di non aver chiuso qui la carriera davanti ai tifosi del club. L'unico che mi ha rimpiato è stato quello.
Poi per il resto ti dico, sono contento di lavorare per il Chievo, di poter, spero in futuro, continuare a farlo. Non si sa in che veste, quello decideremo il presidente. Però fra 10 anni non lo so. Ok. Ultime domande al volo? Niente. Silenzio. Un po'? Sì, sì. Vai Moreno, vai. Beh, innanzitutto ho apprezzato molto le parole del mister, a noi tifosi fanno piacere di sicuro, che a noi avrebbe fatto piacere averla proprio fino alla fine. No, una domanda sola, noi seguiamo la squadra praticamente ovunque, quindi volevo farle questa domanda. Faccia una sorta di appello per noi tifosi per seguirvi in numero massiccio e le Final Eight. Beh ragazzi, potessi vi inviterei tutto io, avrei a disposizione 5-6 pull, ma anche 10. No, che discorso, io so che poi l'affetto, ho parlato con tanta gente qui, siccome domenica ero allo stadio e che mi hanno promesso che verranno, faranno, sono contento. E io sono orgoglioso di aver avuto dei tifosi come voi, sono orgoglioso di avere dei ragazzi che hanno fatto innamorare, i miei ragazzi della Primavera che hanno fatto innamorare questi pochi tifosi che ci seguivano, perché ci hanno seguito per pochi, forse la prima tifosa è mia moglie, la seconda è mia figlia, erano loro, si sono innamorate del calcio, e figurati quando io giocavo non veniva neanche allo stadio, una volta sì, 10 no. Invece adesso scatenato, manca solo gli striscioni e poi siamo a posto. Sapere che i tifosi veri che vanno allo stadio hanno interesse, stanno pensando di venire a Gubbio a sostenere la squadra Primavera, non mi fa altro essere contento in maniera piena e ottima. Ecco, e spero di avervi, non vi dico tutti, ma qualcheduno speriamo di averlo, perché ci potrebbe dare una mano. Noi ovviamente seguiremo la Primavera come l'abbiamo, come cerchiamo di seguire sempre la prima squadra, quindi foto, quindi cronaca in diretta, quindi interviste da Gubbio. Cercheremo di coprire al meglio quello che sarà questo evento, e per dare ovviamente di bocca al lupo a questi grandissimi ragazzi. Sono le ore 18.33, il tempo per l'hangout è scaduto. Io ringrazio tutti quanti voi per averci seguito, ringrazio Emilio Ripari, Giancarlo Tavan, Moreno Taccone, Paolo Sacchi e Riccardo Garzè. L'appuntamento per l'hangout prossimo è per giovedì. Giovedì alle ore 18 sarà presente il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori, quindi scatenatevi pure con le domande, e se volete partecipare inviateci una mail a socialmedia@chievoverona@gmail.com. Grazie ancora Lorenzo. Grazie Dana. A te Diego, grazie a voi ragazzi. In bocca al lupo e forza Chievo sempre. Ciao ciao ciao. Ciao grazie. Ciao mister. Ciao.